ha contribuito ad affrontare questa bellissima iniziativa che oggi non c'è, ma che io già l'anno scorso a Casoli, a fine nona marcia, ho auspicato che presto riprendesse a marciare con noi, che è il professor Ezio Pelino, che è uno, insieme a quelli che vedete qui, degli inventori di questa grandissima iniziativa. Quindi vi pregherei di fargli un applauso anche per questo, che noi lo abbiamo salutato e ringraziato per questa. Però vabbè, ad abbundanza, non è ius est abundare quando dice. E poi quali altri pensieri? Siamo davanti ogni anno a nuovi quesiti, nuovi problemi, nuove difficoltà, nuove sfide. Le scuole sono sempre al centro di quello che di buono si può fare per migliorare il paese, e speriamo che questa, che è una delle iniziative di didattica non tradizionale, non frontale, ma che si fa con i piedi, possa servire a tutti voi a imparare a rivivere insieme un pezzo di storia e capire quanto sia preziosa la libertà che oggi abbiamo, e anche come sia facile perderlo una volta che si diffondano idee di odio facili da pronunciare e difficili da sradicare. Quindi anche il valore della pace. Con questi pensieri camminiamo, perché come diceva anche il fondatore degli Scout, a volte la saggezza sale dai piedi, e quando poi piove anche viene, questo effetto viene amplificato. Buona marcia a tutte le scuole che vengono da Cuneo, da Roma, da Popoli, da Sulmona e da Casole, i licei classici e scientifici. È una cosa straordinaria che ci possano essere in giro per l'Italia delle scuole, degli studenti che hanno, diciamo, sposato l'idea di partecipare a questo sentiero per conoscerne probabilmente meglio tutti gli aspetti specifici. Un caloroso benvenuto e di nuovo un grande bocca al lupo a tutti quanti. Buon viaggio di cuore. Più forte che le avevamo No, è più lungo.